Il video amatoriale girato davanti al centro commerciale Monte d'Oro nel comune di Muggia non è che l'ennesimo riprodotto e poi pubblicato sui social network, a testimonianza dell'enorme flusso di persone in transito in arrivo in città dalla rotta balcanica. 40 questa mattina quelli identificati, mentre proseguivano a piedi a gruppetti proprio davanti allo shopping center. Il video in questione è apparso sulla pagina Facebook del vice sindaco Polidori e girato dal passeggero dell'auto. Polidori, nel rendere pubblico il video, ha anche rilasciato un commento che attacca PD e 5 Stelle, nonché il presidente del Consiglio Conte, per la politica europea sottoscritta recentemente. La polizia sul posto e i ragazzi a piedi diluiti lungo la strada non sono altro che la conferma di ciò che accade ormai da moltissimo tempo. Situazione accentuata nei mesi estivi, quando temperature più alte e bel tempo hanno favorito la marcia lungo i Balcani. Ciò che viene sempre ripetuto è che per ogni video o segnalazione fatta e portata alla pubblica attenzione, ve ne sono molte altre sommerse, non viste o non pubblicate, che alterano di fatto i numeri reali degli arrivi in città. Oggi una quarantina, ma forse anche un centinaio, se consideriamo proprio chi potrebbe essere passato altrove senza essere intercettato. Il lavoro di donne e uomini delle forze dell'ordine è oberato da episodi simili. La politica locale ha avviato una stretta attraverso maggiori controlli e accordi con i paesi confinanti. I risultati si potranno trarre nel medio e lungo periodo, intanto restano episodi come quello odierno, ormai all'ordine del giorno.